Siamo quasi al 70° giorno sulla torre, io Olivero Cassini. Niente, continuiamo. Sì, vado. Sì, vai. Volevo sapere un pochino, ma i sindacati cosa dicono di questa situazione, visto che non se ne parlava? Guarda, abbiamo fatto una lettera aperta alla Camusso, che ci verrà recapitata domani, perché mercoledì c'è l'incontro con Mario Monti per discutere dell'articolo 18 del mercato del lavoro. Quindi abbiamo sollecitato ancora la Camusso, perché comunque ci ha promesso questo tavolo di trattative nazionale il 26 dicembre. E quindi abbiamo fatto questa lettera di sollecito per il ripristino di questi servizi notturni. E ci hanno tolto praticamente al cambio d'orario il 12 dicembre, quindi diciamo, ci stiamo muovendo a livello nazionale, perché crediamo nel tavolo di trattativa nazionale, come ci aveva promesso comunque la Susanna Camusso, la segretaria generale. Ma è venuta la Camusso lì da voi? La Camusso venne il 26 dicembre comunque, è venuta già il 26 dicembre, quindi ci aveva promesso allora il tavolo di trattativa nazionale, e quindi voleva portare avanti questo, stiamo portando avanti questo discorso a livello nazionale, non a livello locale. Certo, è importante. Sì, crediamo ancora in questa trattativa nazionale, perché comunque vogliamo il ripristino dei servizi, oltre che chiaramente l'occupazione per gli 800 lavoratori del settore. Quindi, anche perché il servizio è un servizio universale, quindi è di tutela cittadino. E gliel'avete con... Lo richiede il cittadino. Proprio il cittadino, infatti per questo è interessante la battaglia, perché appunto è sociale e per il lavoro. Per questioni sociali che ci hanno tolto, per tutti coloro che si recavano dal nord al sud per questioni sia di salute che per questioni di famiglie, quindi comunque sono dei treni utili al paese. Anche gli emigranti che venivano comunque dalla Svizzera, dalla Germania, usufruivano di questo servizio. E lo usufruiscono ancora, comunque senz'altro, se fosse funzionante, insomma. Certo, ma ci mancherebbe, guarda, io ci credo fin tanto, come ci credo Olivero Cassina, come ci crediamo tutti gli 800 lavoratori del lavoro in letto, nonché la società civile italiana. Senti, altre... Quindi comunque crediamo in questo servizio. Voi avete contattato anche altre aziende in crisi, altre ditte? Che sono... Certo, molti colleghi giù si sono recati comunque agli altri presidi della città di Milano, quello che c'è a Cassina dei Pecchi, quello comunque dei colleghi di Pioltello, dell'Esselunga, quindi diciamo i colleghi che stanno ai piedi della torre, i nostri colleghi, si sono recati in questi presidi per dare la solidarietà a questi lavoratori in lotta, come noi d'altronde. E in questa settimana? Quindi, diciamo... In questa settimana ci avete delle mobilitazioni? Questa settimana... O dei presidi? No, questa settimana non abbiamo in programma niente, quindi siamo comunque qui ancora a occupare la torre, noi sopra, i colleghi sotto e il presidio nostro c'è in ufficio, diciamo, i nostri tre presidi nella stazione centrale, quindi continuiamo con i nostri presidi e quindi si aspetta per vedere questo spiraglio di trattative, insomma. E aspettate i risultati di questo incontro in pratica. Aspettiamo questo risultato di questo incontro, vediamo se si riesce a discutere di questa trattativa nazionale che comunque riguarda tutti quanti, sia cittadini sia lavoratori, comunque, è una questione sociale. Esatto. Quindi, ci crediamo fino in fondo in quello che stiamo facendo e lo portiamo avanti. Nonostante il prezzo di questi giorni comunque. Questi sono stati veramente giorni duri, eh. Sì, lo so, sono stati giorni abbastanza duri per noi, però alla fine crediamo in questa lotta e quindi a prescindere dal freddo la portiamo avanti, non ci fermare certo al freddo. Sono lotte che servono per tutti e bisogna mantenere la solidarietà. Certo, assolutamente, è una cosa ingiusta togliere per le notte per quanto ci riguarda, perché comunque è un bene pubblico, un bene primario, fondamentale per questo paese, quindi ci crediamo fino in fondo e andiamo avanti con la lotta. Va bene. Quindi, allora, resistete che noi resistiamo, certo, insomma. Resistiamo come, guarda, tranquillo. Dai. Certo, non ci sono dubbi. Mi raccomando. Okay. Va bene, grazie, ti ringrazio, ci risentiamo prossimamente per le altre cose. Ok, grazie. Ok, mille, grazie ciao, mille. Ciao. Ciao, 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 ciao.